Antonio Bedio, buongiorno, direttore sportivo dell'Ancona, uomo decisivo in questa trattativa Maiorano per il Messina, o sbaglio? Beh, sicuramente la cosa, se non fosse intervenuto in una certa maniera, non si sarebbe mai sbloccata, perché l'Ancona, diciamo, il mio presidente, la mia società, si è un po' risentita di questa richiesta di Maiorano e si era un po' impuntata su certe situazioni economiche. Poi logicamente per il bene del ragazzo nostro e anche del Messina, perché comunque aveva bisogno con urgenza del giocatore, ho deciso con il presidente di lasciarlo andare e basta, e chiudere. Diciamo che ha pesato tanto il tuo passato in giallorossa, è stato anche una questione di cuore. Ma guarda, sicuramente se fosse stata un'altra squadra la cosa sarebbe andata più a lungo, perché ballavano delle situazioni economiche. Invece, sinceramente, ecco, quando Stefano ha saputo che era il Messina la squadra che lo voleva, diciamo che i ricordi pesano tantissimo, soprattutto quelli giallorossi. Quindi ho parlato al presidente, gli ho chiesto la cortesia tipo di lasciare andare questa situazione qua. Senti, ma ce lo presenti Stefano Maiorano? Maiorano è un buonissimo giocatore, è un interno di centrocampo, può giocare sia a 2 che a 3, diciamo che non c'ha un'eccessa qualità, però è uno che fa tutte e due bene le fasi, sia quella di non possesso che sia quella di possesso in maniera costruttiva. È ben strutturato, è un giocatore di ottima personalità, e penso che darà un grosso contributo per il Messina per poter vincere il campionato. Diciamo che l'Ancona, se non fosse stato preferito un under in quel ruolo, e sono fondamentali in questa categoria, difficilmente l'avrebbe lasciato andare. Beh, sicuramente ha pesato questa cosa qua. Noi in questo momento stiamo giocando con un under, un 94, che, insomma, lo sapete, è un ragazzo con origini anche messinesi, anche se è croato, tedesco. Diciamo che il mister ha fatto la scelta di giocare con i grandi, con gli over sugli esterni davanti e con il fuori quota in mezzo. Però, come ho detto anche a Stefano Maiorano, è una cosa che è partita in questa maniera, come inizio campionato. Magari con le prossime settimane non è detto che il ragazzo possa tenere 15, 20, 30 partite, perché comunque stiamo parlando di un 94, importante, ma sempre un 94. Però Stefano non ha avuto sentire ragioni, si sentiva escluso un po' dal progetto e quindi ha insistito per essere ceduto. In ogni caso Messina e Ancona sono destinati a recitare dei ruoli da protagonista in questa Serie D. Ma noi, allora, diciamo che il Messina rispetto a noi c'è una grandissima forza economica, è inutile nasconderlo, perché magari la famiglia Monaco, insomma, c'ha dietro delle realtà importanti. Noi abbiamo il presidente che da solo ha perso uno sponsor pesante per la stagione, però nonostante questo ha cercato di darmi un budget per la categoria, insomma, non dico importante, ma di tutto rispetto è inferiore al budget di San Benedettese e di altre squadre, però diciamo che partendo con un po' d'anticipo penso di aver fatto adesso un buon lavoro, adesso sarà il campo per a dire tutto. Grazie Antonio Bedio, in bocca al lupo. Grazie a voi e speriamo che questa stagione ci riservi delle grandi soddisfazioni per entrambe le società.